Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grounded Italia. Siamo nel nostro appuntamento settimanale e oggi andremo a vedere un video che sarà il prosieguo di quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, nel senso che andremo a vedere come utilizzare le build che vi ho proposto nel video che avevamo fatto, dove spiegavo come equipaggiarsi con quali armi e con quali armature per attivare determinati bonus. Quindi oggi andiamo a vedere come andranno utilizzate e nello specifico andremo ad affrontare per ognuna un ragno lupo di modo che possiate capire come utilizzarle. Quindi passiamo al video e buona visione. Partiamo subito con la prima build, ovvero quella con l'armatura del porcellino di terra, lo scudo di formica nera e la stella del mattino salata. Vi ricordo che avevamo i tre bonus selezionati, le tre mutazioni selezionate e nessun altro tipo di bonus, come vedete. Andiamo ad attaccarlo e vediamo come far funzionare per bene la build. Vi ricordo perché funzioni questa build dovremo effettuare delle parate o delle parate perfette. Come vedete, il nemico è già stordito e dopo la prima parata abbiamo inferto un colpo veramente letale al ragno, togliendogli veramente tantissima, tantissima vita. Quindi, per utilizzare questa armatura, dovremo semplicemente parare al momento giusto. Questo ci darà, oltre che un bonus stordimento, che come avete visto, con soli due colpi e una parata abbiamo stordito il ragno lupo. Oltre a quello, avremo anche la possibilità di dare un colpo letale, veramente fortissimo, al nostro insetto che stiamo combattendo. Passiamo adesso alla seconda build che vi avevo proposto, ovvero quella con l'armatura di formica nera e lo spadone di formica leone. Questa è un'armatura che non si curerà di ripararsi dagli attacchi nemici, ma punterà tutto sul danno anche quando andremo a subirlo. Quindi andiamo subito dal ragno lupo e vediamo se funziona. Ecco, vi faccio vedere magari le mutazioni che non erano queste, perché maestria della parata non ci serve più, ma ci servirà avere più vita, quindi mettiamo scudo di carne. Vedete, i bonus attivi in più sono quelli del ben nutrito e pasto che non danno alcun tipo di aiuto al personaggio se non quello di non perdere la fame troppo velocemente, così come l'idratazione. Quindi andiamo ad attaccarlo e vediamo quanto riusciamo a resistere sotto i colpi del ragno lupo. Ecco ragazzi, quattro colpi qua e il ragno lupo non ha fatto una bella fine. Ora siamo attaccati nella zanzara, quindi andiamo a vedere se qui funziona veramente il rimbalzo del danno. Come vedete, io senza attaccarla gli ho riflesso un pochetto del danno che mi ha fatto. Ecco, in questo caso, ad esempio, invece non ha riflesso nulla perché il danno che mi ha fatto è talmente leggero che il bonus non ha tornato nessun tipo di danno. Anche in questo caso niente. Quindi diciamo che questa armatura in verità non è proprio così funzionale come sembrava esserlo all'inizio, dati i suoi bonus. Quindi che dire ragazzi? Forse questa non è proprio adatta come build per andare ad affrontare i ragni lupo per il fatto che abbiamo il fattore veleno che ci disturba parecchio. Io direi che possiamo ovviare a questa cosa utilizzando non amante del fitness, ma se l'abbiamo già sbloccato, magari quando affrontiamo i ragni lupo, mitridatismo. Altrimenti, come vi avevo già detto, se affrontiamo altri insetti possiamo metterci maestria nella spada oppure
amante del fitness. Altra build, altro ragno lupo. Questa volta useremo la build con le squame di Carpa Koi. Come mutazioni, avevamo detto che potevamo inserire sia amante del fitness che maestria nella parata. In questo caso vado a selezionare maestria della spada, scusate, e maestria della parata e andiamo a vedere se funziona. Come abbiamo detto prima, questa è una build tutta incentrata sulla parata, quindi non penseremo tanto a far danno, ma quanto a difenderci e poi colpire. Come vedete, ora andiamo a parare, facciamo una parata perfetta e riusciremo andare ad infierire molto più danno al nostro avversario. Oltretutto, pur venendo colpiti, vedete, abbiamo il perk ruba vita. E non soffriamo così tanto l'effetto che ci fa il veleno. Vedete, sta anche indietreggiando il ragno lupo. Con la parata perfetta riusciamo a farlo tentennare un attimino. Quindi, come avete visto, questa armatura è piuttosto funzionale sia per recuperare vita sia per far danno. Magari dovremmo impegnarci un attimino di più nel cercare di eseguire delle parate perfette, non pensare più di tanto al colpire il nostro avversario, ma quindi un combattimento un po' più elaborato, ma come avete notato, piuttosto efficace. Come ben sappiamo, per utilizzare questo tipo di build dovremo effettuare degli attacchi da lunga distanza, anche perché non abbiamo nessun tipo di scudo o altro mezzo per poterci difendere. Altra cosa da fare quando andiamo a combatterli è gestire bene le alture che ci sono in gioco, nel senso che potremo andare a sfruttarle a nostro vantaggio per attaccarli senza subire danno. Quindi, prima di attaccarli, cercate sempre di utilizzare un'altura a vostro favore. Come vedete, quando siamo in un punto in cui lui non riesce ad arrivare, tenterà sempre la fuga. Vedete il danno che andiamo a procurargli è buono. In questo caso il ragno si è buggato, però con non troppe frecce utilizzate riusciamo addirittura ad andare a stordirlo, come avete visto, e ucciderlo con una decina di frecce andate a segno all'incirca. Quindi in questo caso ci è andata bene, il ragno si è incastrato tra le foglie. Però il metodo di utilizzo di questo tipo di build ora non riesco a farvelo vedere bene, nel senso che è molto più utile utilizzarlo quando si gioca in cooperativa perché è un danno che diciamo è sempre protratto nel tempo se abbiamo qualcuno come può essere nel combattimento della Broodmother che ci tiene impegnato il nemico principale, noi da lontano continueremo imperterriti a far danno e devo dire che il danno è buono, andando poi ad utilizzare anche le frecce di tier 3 che non ho ancora craftato, andremo a massimizzare ancora di più il nostro colpo con la freccia. Quindi abbiamo visto tutte e quattro le build. Fatemi sapere nei commenti quale vi è piaciuta di più. Vi
diciamo che bene o male tre sono state funzionali per quello che abbiamo visto, come utilizzarle e come combattere gli insetti. L'unica che non ha avuto l'effetto sperato è stata quella, l'armatura composta dai pezzi di formica nera. Probabilmente il bonus punta spilli non è così potente, non è così efficace come pensavo. Io credevo che riflettesse molti più danni, invece purtroppo non li riflette sempre, come avete visto quando la zanzara ci andava ad attaccare, ha riflesso il danno solo una volta e non per tutti gli attacchi, quindi non è una build che per ora funziona. Ragazzi, ora vi lascio, vi aspetto la settimana prossima per il nuovo video. Vi chiedo solo di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto. Vi ricordo che avete il link nei sottotitoli per trovare tutti i nostri social e rimanere sempre aggiornati sulle prossime novità di Grounded. Non dimenticate di cliccare il tasto iscriviti e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao ciao!